benissimo. Non voglio avere a che fare con i ragni di notte, che qui poi ne sono tantissimi. Tante rocce, non ho ancora trovato l'uccello alto, la Talbird. Talbird. Però, se vado qua, un bel po' di cose ci sono. Però finisce, eh? Forse c'è una strada, non penso che faccio una strada così. Però, può essere pure, eh? Non è detto. Più o meno ci sono arrivato, dai, possiamo dire che ci sono arrivato. Al tramonto. Guarda quanti cespugli che ci sono qui. Beh, sono stato fortunato, tra virgolettissime, perché ci sono un bel po' di cespugli qui e posso utilizzare. Quanti ne sono? Ne saranno una ventina, sì. Manco una mandragola, tra l'altro. Volevo le mandragole io, una volta. Volevo fare proprio così, a caso. No, non volevo fare neanche questo, però vabbè, si fa per forza. Allora, che cosa dobbiamo fare qui? 10, un ragno, perché giustamente. I semi ne ho 40 più 3, mo li lascio qua, io li voglio i semi, non li voglio cuoce. Mentre la carota sì. Pure le bacche. Dieci e quattro, c'ho 14 cespuglietti. 100%, sto abbastanza bene. C'ho anche due mitefici per i casi estremi. Vedrò di non morire. Mi dà fastidissimo morire. Quindi cercherò di non morire, di non fare scelte del cazzo. Tipo rimanere al buio in mezzo alla foresta. Ma dai. Questa è quella cosa veramente una puttanata grandissima. Dice grande un. No, grandissima. È una cosa esponenziale. Allora, giorno 40, quasi 41. Meglio. Allora, le cose che devo fare sono la tenda, perché voglio Wilson. Rivoglio Wilson. Quindi tornerò a casa. O finisco a raccogliere la roba. Devo prendere una ventina di cespuglietti questi qui. Grasstoothed. E così. Oh, aspetta un attimo. Così posso tornare a casa per rifare quello che ho bruciato. È ok. Dopodiché prendo un po' di pig e andiamo a menare a un gruppo di ragni. Allora, dove sta la pala? Pala.
Ah, l'ho finita la pala. La pala d'oro. E facciamola sta cazzo di pala d'oro. Vaffanculo. Ne prendo altri tre. Facciamo che sti semi li mangio. Che mi sto a finire lo spazio. Non vorrei che dopo i cespugli delle bacche non mi ci entrano. Ok, allora qui ci sono dei cespugli. Ma tutti tripli so sti cazzo di nidi. Carota. Cespuglietti però li posso prendere. Me li sono finiti un po'. Oppure un rumorino più sofisticato mettere, equipaggiare la pala d'oro. Swing. Qui ce ne sono milioni. Allora, mo faccio così. Dopodiché torno in... Ah, ma qui sono già stato, sono sicuro. Vabbè, certo, se c'è tutto questo vuol dire che ci sono stato. Che stupido. Però non mi ricordavo di aver lasciato la roba. Ah, lo sapevo io. La carota me la mangio. Ah, pure i semi mi ero mangiato. Wow, un paradiso questo posto. Se non fosse stato che la patch c'è problemi e quindi non posso ammazzare i conigli. Però è un punto di riferimento quando mi finisco i materiali posso venire qua. Qui sotto. Tra l'altro devo anche scoprire. Aspetta, andiamo un attimo qui. Per assicurarci che non ci sia una strada. Magari non ho scoperto per un ninnolo. No. No, perfetto. Dov'è sto cespuglio? Ah, eccolo. Sto quasi per finire i slot a mia disposizione. Tra due. Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao ciao, ciao. Boom. Allora. Vabbè, sì, grazie. Tutti i semi, tutti i semi da tutte le parti. Cuociamo ste bacche. Bello, 40 bacche sono belle assai 40 bacche. Devo fare una cesta solo per le bacche, secondo me. Quindi, mo che torniamo, prendo un po' di alberi. Cook. Cook. Una me la mangio. Mangiamocele tutte, dai. Ecco. Contenti? Siete contenti adesso? Ecco che cosa mi avete fatto fare. Ah. 10, 30. In grande, sto a fare le cose in grande questa volta. No, fuoco. Fuoco. Direi che al 42esimo giorno ci fermiamo, dai. Così renderizzo il tutto e posso continuare a registrare senza dover per forza fare un file di dimensioni apocalittiche. Insomma, devo riprendere Wilson perché Wendy mi fa schifo. Mi fa schifo perché è pericolosa. Non la puoi lasciare un attimo al buio che fa la matta. Io poi non sono uno che va girando nel nero. E quindi può servire Wilson. Adesso si chiama Willow. Quindi, boh. Facciamo che la finiamo qui. Arrivederci al prossimo episodio. Se vi è piaciuto, mettete mi piace. Commentate, cioè, anche solo per dire che schifo sto gioco. Cioè, anche per dire ste cose. Il commento fa sempre piacere. Cioè, capisco che a voi piace questa serie e la continuo. La continuerei comunque perché, come vi ho già detto, mi piace fare i video. Sono ancora più contento se c'è qualcuno che li guarda. Quindi, per questa puntata è tutto. Solo per questa. E ci rivediamo alla prossima con Don't Starve e Willow che dà fuoco alle cose. Ciao.